Ciao a tutti. Anche in villeggiatura non ci si annoia. Anche in vacanza si possono conoscere persone simpatiche, come ad esempio il cameriere Luigi, quello che tutti i giorni, colazione, pranzo e cena, è sempre presente e sempre a nostra disposizione per soddisfare tutte le nostre esigenze. E diciamo che presto a poco fa così. Luigi, sei contento di noi clienti? Ma insomma, non è che sono tanto contento, perché quando porto la roba a tavola, la prima cosa che i clienti mi chiedono: ma io posso prendere sia la macedonia e il dessert, oppure posso scegliere o la macedonia o il dessert? E io dico sempre: compà stai attento, perché o la macedonia o il dessert, non può prendere tutte e due le cose insieme. E poi, per quanto riguarda Stefano e Sabrina, devo dire che sono due clienti molto esigenti, in quanto io gli dico: mangiate la carne, mangiate il pesce, e non gli va di mangiare né la carne né il pesce. Si prendono solamente i contorni, quindi si prendono il mais, si prendono i piselli, si prendono le carote, si prendono l'insalata, però quando si tratta di mangiare la carne e il pesce non ne vogliono sapere e non se la prendono. Allora io ho detto: no, così non va bene, perché voi dovete mangiare. Anche se state in vacanza, sprecate energie, andrete sulla spiaggia, correte, fate le camminate veloci sul bagno asciuga, e quindi l'energia le consumate, e quindi dovete per forza mangiare, se no non va a reggere in piedi. Compà, o mangi o non da reggi in piedi, è chiaro? E qui, presto a poco, questo è il modo di parlare di Luigi, una persona molto simpatica. Ciao a tutti e buone vacanze.